Vai a fa prova. Un secondo, prova. Sì, ma qui funziona. Sì, ma io... Prova. Senti? Dove sei? Ti vedo. Dove sono? Sì. Posto. Dai. Già in diretta, eh? No? Devo mettere tu? Sì. Devo mettere. No.
passiamo alle ultime battute, dai. Thank you.
faccio, te lo faccio. Te lo faccio nelle categorie generali, vuoi dire? La domanda è, dentro una singola categoria, c'è tutto un momento? Quelle che sono riconducibili a quella categoria. Comunque te lo faccio uno schema, lo schema generale, poi deciderai te come sottoarticolare. Che poi... abbiamo, mi ha fatto moltissimo piacere, visto che abbiamo una casetta a passare in comune. Sì, bellissimo, bellissimo. Allora, ho parlato con la Naldini stamani, e allora lei settimana prossima avrà a disposizione quello della cooperativa, che forse è quello che conosci anche te, e bravo per le questioni anche tecniche, e si guarda se sistemare la stanza di accanto per vedere i collegamenti, quali di quelle porte funziona, se funzionano tutte. E forse la cosa più pratica è mettere una scrivania avendo sulla sinistra la luce, come l'aveva messa Guastella, levando quell'armadio, spostandolo di là, creare lì una postazione, e poi il resto della stanza tenerci un paio di tavoli appostati per sì, sì, poi bisogna buttare via, organizzare il problema. Ci siano tutti quei tavoli, anche perché non ci saranno mai riunioni di 10 persone. Io sarei per principiare, perché lei la parlerà un'oretta, se è 11 e mezzo si riesce a dare tutto, intanto le parole, io ho preparato un intervento 5 minuti, io parlo 5 minuti preciso, e così lei parla un'oretta, alle 12 e mezzo si riesce a dare tutto, tra tipo tieni. Sì, sì, certo, non è che c'è. Io non posso venire a pranzo perché alle 12 parlo PNRR. Però si fa un imprimis. Ah, sì, mi comunicano che questo microfono è aperto. Sa, sì, però solo se ci sa avvicinare. Ah, funziona fuori? Ha senso? Sa, questo invece non funziona. Sa, questo sì. Se potete prendere posto, per favore, credo che possiamo cominciare con il consenso della festeggiata. Possiamo cominciare. Vieni, Gabriele. Buonasera, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per esserci, grazie per essere venuti. Devo dire che mi fa molto piacere che quest'Aula Magna oggi sia piena, ancorché nei precisi limiti del distanziamento Covid, per questo evento. Mi fa piacere perché... insomma, non eravamo molto abituati a rivedere tanti colleghi tutti insieme, tanti amici, tanti studenti, tanti colleghi dell'Ateneo e non dell'Ateneo, e quindi vedere l'Aula Magna piena fino ai limiti che noi abbiamo oggi è veramente una visione entusiasmante. E poi ovviamente mi fa molto piacere che il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali abbia avuto l'idea di dedicare questa mattinata ad una collega alla quale siamo tutti molto affezionati. Io per primo, perché Gabriella è stata da direttrice del Dipartimento, da membro del Senato, da continua consigliera critica, sia con riferimento al giudizio sulle varie iniziative che noi prendevamo, sia con riferimento allo stimolo, alla proposta di iniziative diverse laddove ci fosse necessità. Vi svelo un segreto, io mi sono molto vantato nell'ultimo anno e mezzo di essere riuscito a trovare ovviamente con il loro consenso, il sostegno delle contrade di Siena per lo svolgimento della didattica durante il periodo pandemico. L'idea fu sua, che mi telefonò dicendo, quando eravamo in quella buia primavera del 2020 e stavamo cercando di capire come avremmo potuto iniziare nuovamente l'anno accademico 2020-2021, lei mi disse, ma perché non chiediamo anche alle contrade, che spesso hanno spazi abbondanti per poter fare un po' di didattica.
Ecco, ho citato questo, questo episodio, questo aneddoto, che è soltanto uno dei tanti aspetti sulle quali, sui quali Gabriella, per me come rettore, è stata una consigliera non nominata, ma spontaneamente dedicata alla, a sostenere le iniziative dell'Ateneo, quelle che gli danno prestigio, quelle che ci servono semplicemente ad organizzare meglio le cose. E poi ovviamente tutto questo non ci deve far dimenticare il suo profilo di studiosa, di scienziata, di ricercatrice, conosciuta in tutta Europa, in tutto il mondo. Si dice addirittura che in occasione di questa cerimonia qualcuno abbia deciso di fare il suo viaggio alle nozze qui a Siena, così si dice. E non so se ho detto una cosa che non si doveva dire, ma per me, a me ha fatto un grande piacere, e credo anche a Gabriella. Tre anni fa, quattro anni fa, Gabriella qui fece la prolusione accademica durante l'inaugurazione dell'anno accademico, con una lezione straordinaria dedicata all'affresco, all'allegoria del buono e del cattivo governo di Ambrogio Lorenzetti. Devo dire, certamente una occasione che tutti ricordiamo con affetto, con interesse, perché fu in grado di spiegare con un linguaggio semplice ad una platea molto articolata, molto diversa, molto diversificata, il significato profondo di quell'opera, che evidentemente ancora c'ha qualche cosa da dire a 700 anni di distanza. Quindi ecco che diventa quasi doveroso per una comunità accademica come la nostra celebrare non il fatto che va in pensione, però è un momento per celebrare una carriera che peraltro, come tutti voi sapete, non si sta assolutamente spengendo, no? Anzi, Gabriella è più attiva che mai nello studio, nella ricerca. E questo ovviamente per noi è motivo di grandissima soddisfazione. Ecco, vorrei che rimanesse di questa giornata di oggi, che a me piace molto questa idea di questa lezione, vorrei che rimanesse soprattutto la consapevolezza di tutti noi della fortuna che abbiamo avuto, che continuiamo ad avere e che avremo anche in passato, di avere come collega Gabriella Piccinni. E dico noi pensando non soltanto a un po' di colleghi, ma dico noi pensando all'istituzione, cioè all'Università di Siena. Grazie Gabriella. Aspetta a me adesso portare un saluto del Dipartimento, sarò molto breve, perché siamo qui per sentire soprattutto Gabriella tra qualche minuto. Magnifico rettore, cara Gabriella, colleghe, colleghi, studenti, studentesse, amici, amiche che siete qui presenti. È per me un piacere ed un onore portare i saluti del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali. Un piacere perché porto il mio saluto a una collega con la quale ho condiviso decenni di lavoro e soprattutto ad una cara amica. Conosco Gabriella da molti anni, sono stato un suo studente e la ricordo presente, giovanissima, alla mia tesi di laurea qualche decennio fa. E la ricordo in tanti momenti successivi, quando abbiamo lavorato insieme a progetti, lezioni, incontri, seminari e tante cose, e anche al di fuori dell'università. Un onore perché Gabriella ha dato lustro alla facoltà di Lettere e Filosofia prima, al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dopo. Anzi, ci tengo a dire subito e chiaramente che Gabriella è stata e sarà uno dei docenti più illustri del nostro Ateneo degli ultimi decenni. Una studiosa notevole non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Averla avuta, averla con noi ancora, deve farci sentire veramente orgogliosi del suo magistero qui all'Università di Siena. Lo ricordava poco fa il magnifico rettore. Gabriella ha iniziato a tenere esercitazioni di storia medievale alla metà degli anni 70 e ha coperto l'insegnamento fino a oggi e continuerà come docente senior presso di noi.
Suo indirizzo di studio, di ricerca e di insegnamento si è rivolto soprattutto verso la storia economica e sociale, non tanto verso l'analisi di sistemi e teorie economiche, quanto verso il significato concreto di ciò che la dimensione economica medievale poteva significare nelle ricadute su città e campagna, mondo artigiano, lavoratori della terra, mercanti, mezzadri, per poi indirizzarsi verso la nascita e il primo sviluppo del welfare, l'organizzazione ospedaliera, partendo dall'esperienza del Santa Maria della Scala fino a diventare un'autorità su questi temi a livello europeo. Risale a pochi mesi prima della chiusura dovuta alla pandemia un convegno internazionale tenuto a Siena su questa tematica, se non ricordo male era il gennaio precedente al 20 giorni prima del lockdown. Ci tengo a sottolineare come l'approccio di Gabriella sia sempre stato all'insegna dell'analisi documentaria, all'approfondimento archivistico, non disdegnando affatto però il confronto con le fonti materiali e l'architettura, così come con la letteratura, l'iconografia e in generale la pittura medievale. E proprio in quest'aula, lo ricordava poco fa il magnifico rettore, tenne la sua lectio magistralis per l'inaugurazione dell'anno accademico 18-19 sugli affreschi del buon governo. L'intera sua esperienza di studiosa e di docente può dirsi collegata a quella corrente che ha avuto nell'Università di Firenze, dove Gabriella si è formata, allora non esisteva ancora la Facoltà di Lettere di Siena, un punto di riferimento, scusate, lo tolgo un attimo perché non riesco a respirare, altrimenti, nel suo maestro Giovanni Cherubini. Gabriella mi permetterà di ricordarlo quest'oggi insieme a lei, perché è giusto, credo, rimarcarlo. Lei ha avuto verso il suo maestro quella profondità di affetto che solo l'allievo ha in qualche modo, e in qualche modo allievo prediletto, allieva prediletta, può avere verso il proprio maestro. Un affetto ricambiato. E devo dire che Gabriella ci ha dato anche il privilegio di poter condividere, come colleghi, allievi e studenti, tanti di momenti di lavoro anche con Giovanni, in convegni, seminari, iniziative. Un filone, quello della medievistica fiorentina, che in qualche maniera si è riversato con tutta la sua forte tradizione su Gabriella e che in qualche modo si risente nella sua attività di studiosa. Basti nominare, oltre a Cherubini, Ernesto Sestan e Gaetano Salvemini. Quest'ultimo sentito tanto vicino sul piano intellettuale che una sua frase è posta ad epigrafe nella porta dello studio di Gabriella in Dipartimento. Questa sorta di imprinting ha fatto sì che l'impegno di Gabriella sul piano scientifico non si sia mai disgiunto da quello più generale, verso la politica, fosse declinato in senso accademico o culturale. In poche parole, un forte impegno civile. Per concludere, mi sia consentito dire due parole sull'attività di Gabriella come direttrice del mio, nostro Dipartimento. Quando quasi 10 anni fa la eleggemmo direttrice, le demmo in un incarico gravoso, costruire un dipartimento in cui la dimensione storica facesse da collante e fondamento della ricerca in tutti i campi dei beni culturali, dalla storia dell'arte all'archeologia, dall'archivistica alle discipline dello spettacolo, a quelle etnoantropologiche. In poche parole, al patrimonio materiale e immateriale, la cui tutela e salvaguardia sono richiamate nella nostra Carta Costituzionale. Gabriella riuscì a fondare un dipartimento che si è negli anni consolidato, arricchito di esperienze, proiettato sulla base di quelle solide fondamenta che lei ha contribuito a costruire in modo decisivo alle sfide del prossimo futuro. Di tutto questo le siamo profondamente grati. A questo punto, dopo aver parlato così tanto di lei, lasciamo che sia lei a parlare a noi. Questo è per me è chiarissimo e lo rimarrà. Mi levo la mascherina felicemente. Ah. Bene. Quando Roberta Mucciarelli e Michele Pellegrini mi hanno chiesto di scegliere un argomento sul quale tenere una lezione per dare il benvenuto alla pensione,
ho avuto chiaro quasi subito, Roberta lo sa, che c'era un solo argomento del quale avevo davvero voglia di parlare, cioè avevo voglia di parlare del rapporto tra allievi e professori, che mi consente un bilancio tra ciò che ho ricevuto e ciò che ho provato a dare. Chi mi conosce immagina quanto peso questo viaggio possa starmi a cuore, perché su questo tema sono tornata più volte, direi di recente in modo sempre più ossessivo. Me ne avete sentito parlare a lezione se siete allievi, nelle conversazioni private, in alcuni interventi in pubblico. E altrettanto facilmente potete immaginare il ruolo centrale che ha avuto in questa scelta la scomparsa il 22 gennaio scorso, appunto, di Giovanni Cherubini, maestro di tanti storici del Medioevo, maestro mio e di tanti altri presenti anche in questa stanza, in quest'aula. Sulla prima parte del titolo che ho voluto dare a questa lezione, e trascinata tra Mandi e Rigidita Rattieni, che è la rielaborazione di due versi di una poesia di Clemente Rebora che mi ha fatto conoscere Valentina Tinacci, tornerò in chiusura di questa lezione. La seconda, più chiara, più facile, appunti di generazione e di genere su allievi e maestri nell'università italiana, è più esplicita. Generazione e genere sono due parole che forniscono una cornice cronologica a questi miei pensieri e danno in qualche modo una direzione al viaggio. Si tratta di raccontare qualcosa dell'insegnamento universitario da un punto di vista preciso, quello del quale ho fatto esperienza personale come professoressa, come storica, come medievista e come donna. Di sapore generazionale è la tensione tra collettivo e individuale, lo ricordava un po' poco fa anche Stefano Moscatelli, che ho ereditato dagli anni 60 e 70 del secolo scorso, che una volta si chiamava impegno civile, appunto, e che oggi a qualcuno appare un vezzo un po' fuori moda. Parlo di quella stagione per fare solo un esempio, entrare subito nella concretezza, in cui un Armando Petrucci, già affermato professore di paleografia, poteva portare dentro la Sapienza di Roma i corsi delle 150 ore, facendo in modo che di notte l'università abbracciasse la grande battaglia per l'alfabetizzazione del paese, mentre di giorno svolgeva la didattica ordinaria. Eravamo nel 1977. Vi insegnava un critico letterario del calibro di Alberto Asorrosa. E allora ora forse ci inviterebbero a umiliare questa esperienza registrandola semplicemente come terza missione nel dossier da inviare al Ministero, ma dietro c'era qualche cosa di molto forte. Poi schiettamente di genere è il mio punto di vista di donna nata alla metà del secolo scorso, proprio praticamente un anno prima, un anno dopo, di quando a Catania un'altra donna, Gina Fasoli, personalità finissima di studiosa, per prima in Italia conseguiva l'ordinariato in storia medievale. Si tratta quindi di oggi di mettere un po' d'ordine nei pensieri e di risalire la catena di maestro in maestro e poi di discenderla verso quello che io chiamo un mondo del mistero, che sono gli allievi. Tuttavia, con questo chiudo le premesse, non ci si aspetti una lezione di storia della storiografia classica, gli amici medievisti non si aspettino questo, sono invece attratta da commentare il fatto semplice che tutti abbiamo avuto qualcuno che ci ha insegnato e i privilegiati tra noi hanno potuto anche insegnare qualcosa a qualcun altro. Allora, tratterò sei punti, quindi mettetevi tranquilli perché un po' chiacchiererò. Il primo: in molti profili di studiosi, i ricordi, le prefazioni, i bilanci storiografici che ho compulsato per preparare questa lezione concordano su una prima cosa, cioè che maestro è una parola difficilissima da pronunciare. Oggi non viene scritta nemmeno nella carta d'identità dell'insegnante elementare, credo c'è scritto insegnante, rimane in vita nell'uso, nel mondo dell'artigianato, negli ambienti massonici, in ambito artistico, musica e cinema, dove l'artista più apprezzato, il regista più inventivo, il musicista di professione, viene riconosciuto un certo grado di perizia e quindi anche, si suppone, la capacità di insegnarla. Ma nel mondo accademico la parola maestro non è una qualifica professionale, non sta scritta nel curriculum. Si tratta di un appellativo che non trova mai spazio sulle labbra del maestro perché esiste solamente su quelle dell'allievo. E solo se
e quando quest'ultimo desideri riconoscere a qualcuno un ruolo importante nella propria crescita intellettuale. Insomma, nessun professore si può sentire autorizzato a dire di un allievo: io sono il suo maestro, mentre qualcuno degli allievi, se lo ritiene e lo sente, potrà dire di un suo professore: questo è il mio maestro. Dunque siamo di fronte al riconoscimento dell'esistenza di una relazione. Quando la relazione funziona, si tratta di un tributo di reciproca riconoscenza. Però quando funziona, appunto, perché questa parola, non a caso, non è sempre simpatica a chi l'ascolta e nemmeno a chi la pronuncia, per tutta la carica di ambivalenza che porta con sé. Provoca fastidio a quel professore che interpreti il proprio ruolo rifuggendo alle etichette magniloquenti. Non è simpatica all'allievo, che provi orrore solo all'idea che qualcuno possa anche vagamente immaginarlo come un clone di qualcun altro e viva quindi questo rapporto come una limitazione. Nel 1987 Umberto Eco rispondeva ad Alberto Stabile con queste parole, giornalista, che gli chiedeva se esistessero ancora i maestri. 87. Maestro è una parola che nel mondo universitario ha assunto un pessimo significato, perché talora era termine adulatorio e talora significava e può significare colui che detiene il potere di facilitare o rovinare la tua carriera. Io ritengo invece, continuava, che il rapporto allievo-maestro sia una costante della vita umana dalla prima elementare a 90 anni. Certo, si tratta di un concetto che non ha molto di oggettivo e che possiamo utilizzare soltanto all'interno di una relazione interpersonale accettata reciprocamente. Una relazione che, quando funziona, è intrisa di stima reciproca o anche di affetto, per praticare la quale occorre che tutte e due le parti abbiano a disposizione tempo e cervello. Non si fa di corsa questo rapporto, perché sono sicura, e lo sapete molto bene, può trattarsi anche di un rapporto faticoso, che può comportare anche la rimozione del maestro, prima ammirato un po' goffamente e poi per lo stesso motivo percepito come ingombrante rispetto al necessario avvicendamento generazionale. Il maestro, apro virgolette, crea continuità, contiguità, ma anche divisioni, rotture, non per il gusto di rompere, ma per riallacciare i fili dispersi in modo nuovo, ha scritto di recente Gustavo Zagrebleschi. Poi c'è un'altra parola, altrettanto ambivalente, che circola più in sordina e su cui va detto qualcosa. Si tratta della parola scuola. La scuola è una sorta di luogo metafisico, non esiste fisicamente, dell'appartenenza, che presuppone un gruppo. Presupponendo un gruppo, rompe la logica dell'unicità della relazione tra maestro e allievo e la moltiplica per il numero degli allievi. Così moltiplica anche la possibilità che tra di loro si instaurino sia solidarietà sia dinamiche competitive. Anche questa è una parola antipatica ai più, perché in qualche caso deteriore scuola individua un gruppo di, i medievisti capiranno facilmente, di fideles uniti nello scopo di vedersi facilitare la carriera partecipando a delle cordate, cioè cosa sono le cordate accademiche? Alleanze di poteri in cui il capofila vuole qualcosa in cambio di qualcos'altro, come in tutte le fedeltà che noi medievisti conosciamo così bene quando ricostruiamo la storia dei rapporti di dipendenza. Non sono novità. Leggo da alcune lettere del giovane Gaetano Salvemini. Concorso di Pavia 1899, mi han bocciato per favorire i protetti del Cipolla. Concorso di Milano 1905, quindi non vi scoraggiate, era Gaetano Salvemini, Concorso di Milano 1905, c'è una canaglia accademica e non intendo più sottomettermi al giudizio di gente che disprezzo, così per dire. In diversi esiti felici, questa sorta di tribù è invece un gruppo di affini che si è formato intorno a quel di più che si riceve da un professore. Suggerimenti per le letture, il supporto nella crescita intellettuale, i ricordi dei ricordi, l'esempio. Tutto quello che si può trasmettere e succhiare attraverso la migliore rete possibile, che quella che Giovanni Cherubini diceva con il suo linguaggio molto diretto e identificava con la pratica dello scambio bocca-orecchio. Pratica magnifica, naturalmente anche insieme fragile,
perché fa sì che oggi solo la memoria condivisa di noi allievi di Cherubini sia in grado di testimoniare dei tanti scambi verbali che ruotavano intorno a nodi storiografici o esistenziali, a conversazioni e a pensieri. Durante un incontro organizzato nel 2001 all'Università di Siena, forse se lo ricorderà Alfio Cortonesi, sul mestiere di storico, del quale conservo una sbobinatura che è stata curata proprio da Michele e Roberta, Girolamo Arnaldi commentò alcune considerazioni di Alfio Cortonesi, che era suo laureato nel 1972 e poi suo allievo alla Scuola Storica di Studi Medievali a Roma. Cortonesi raccontava di essersi incontrato tempo addietro con alcuni antichi allievi di Arnaldi, in particolare Stefano Gasparri e Lidia Capo, e, cito, ci siamo detti che certamente tutto si poteva dire di quelli che dall'esterno vengono visti come allievi di Arnaldi, meno che fossero tutti uguali. Perché poi ciascuno di noi aveva maturato una sensibilità storiografica diversa, studiava cose diverse. E poi, tagliato qualche brano, credo che sia un debito fra i tanti che ho nei confronti di Arnaldi. Sono sempre stato libero, diceva Alfio, di seguire le mie propensioni, i miei interessi, senza che ci fosse un placcaggio in una direzione o nell'altra, chiuse le virgolette. Arnaldi, molto signorile, chi l'ha conosciuto lo sa, si schermiva rispetto all'allievo e ricordava però con piacere che in una raccolta di saggi che gli erano stati dedicati per i poi suoi 70 anni gli veniva riconosciuto proprio il merito di essere stato un interlocutore degli allievi più che un maestro. Quindi giudizio negativo sulla parola maestro, ma giudizio positivo sulla forza del rapporto. Il privilegio di aver avuto la libertà di scegliere, anche seguendo gli insegnamenti del medesimo maestro, che era in questo caso, che vi dirò, Ernesto Sestan, l'ha ricordata pochi giorni fa anche Franco Cardini, quando ha tracciato un ricordo, devo dire, molto bello e toccante di Giovanni Cherubini. Perché mentre lui, Franco, sceglieva di procedere, dice, dal cerchio al centro, cioè affrontando prima le questioni generali per poi arrivare a circoscrivere la materia di studio, Giovanni andava dal centro al cerchio, cioè dai casi particolari, individuati, studiati con attenzione, fino alle sintesi organiche, appoggiate poi su un'esemplificazione, se non completa, almeno ampia ed esauriente. Un'ultima testimonianza, Armando Sapori, tra l'altro nato a Siena, storico dell'economia, nel 1960, quando era già da 8 anni rettore della Bocconi di Milano, dava alle stampe un libretto dal titolo, un saggio lungo dal titolo Esame di coscienza di uno storico, una riflessione di studioso maturo sul metodo sulle scuole storico-economiche, e scriveva, c'è qualche brano tagliato naturalmente, il lavoro dello storico è un lavoro di intelligenza e all'intelligenza nulla ripugna più del dogma e di qualsiasi altra costrizione. L'intelligenza del singolo a sua volta trova limiti alla sua libertà nell'apprezzamento delle altrui intelligenze e si può risolvere in una discordanza o in una concordanza. E arriva all'obiezione che così si potrebbe arrivare, non fosse che per il fascino del migliore, alla costituzione di una scuola e come conseguenza di un metodo, che lui vedeva come cosa negativa, si può rispondere che basterà non adoperare la parola scuola, troppo impegnativa. Anche Sapori comunque prendeva le distanze, in quel caso particolare c'era una storia dietro, dalle scuole economico-giuridiche, economiche, con le quali era entrato in contatto, eppure riconosceva che avevano anche una loro forza trainante, che poi le scuole, lo si voglia o no, ci sono. Nonostante le diaspore universitarie, noi medievisti, ad esempio, riconosciamo facilmente approcci di metodo che fanno capo ad alcune università, a riviste scientifiche o a centri di studi. Ricordo, si va per sigle, i medievisti capiscono subito, il CISAM di Spoleto, il centro del tardo medioevo di San Miniato, il CISSA di Pistoia, quello sulla spiritualità medievale di Todi, i laboratori di storia agraria di Montalcino, l'Istituto di Storia Economica Datini di Prato, le giornate normanno-sveve di Bari, il gruppo interuniversitario per la storia dell'Europa mediterranea, il GISEM, i più anziani se lo ricorderanno, con cui Gabriella Rossetti nel 1983 pose le basi per una rete di ricercatori europei molto prima che l'Europa fosse avvertita dagli storici come una possibile area di ricerca comune.
Anche alcune riviste hanno fatto da catalizzatore di gruppi di medievisti con percorsi storiografici e metodologici particolari. Solo qualche esempio: Archeologia medievale, fondata nel 1974 dal nostro Riccardo Frankovic, nato storico, non archeologo, cioè diventato archeologo. Quaderni medievali di Giosuè Musca, che nel 76 mise in contatto per primo il mondo della ricerca storica con gli insegnanti. Storica, nata nel 95 per parlare di storiografia. Reti medievali, nata nel 2000 per valorizzare le tecnologie allora nuove, nuovissime nelle pratiche di ricerca e nella comunicazione del sapere. Quaderni di storia religiosa, fondata nel 1994 da Giuseppina De Sandre, Grado Merlo, Antonio Rigon, e oggi guidata da un gruppo rinnovato del quale fa parte anche il nostro Michele Pellegrini, che ne mantiene questo approccio di storia sociale e l'ancoraggio alle fonti, che è un po' tutta la nostra parola d'ordine. La storia si fa con le fonti. E a proposito di quest'ultima rivista, Grado Merlo ha voluto mettere in chiaro di recente, cito, che il gruppo non ha mai agito come una lobby accademica, mantenendo sempre, per quanto possibile, il distacco dagli organici grovigli del mondo universitario, chiuse le virgolette, cioè dal luogo nel quale la parola scuola si è caricata di quei significati negativi che ogni accademico fiuta nell'aria ogni volta che si trova a presentare un saggio a una rivista, oppure scrive lui stesso un referaggio, oppure fa parte di una commissione di concorso. Diteci poi che le scuole non ci sono, insomma, no? Punto 2. Può darsi anche che l'allievo si scelga un maestro diverso da quello che ha guidato la sua tesi di laurea o i suoi primi passi nel mondo della ricerca. Quindi che il suo sia un maestro di elezione, oppure si tratti anche di un riconoscimento di valore in un rapporto tra pari. Naturalmente ci sono maestri in carne ed ossa e ci sono maestri di carta che contribuiscono alla nostra formazione anche se non li conosciamo, questo naturalmente. Però i nostri vecchi, almeno qui in Toscana, dicevano una cosa importante, dicevano: il lavoro si ruba con gli occhi. E lo storico, lo sappiamo bene, è un artigiano. L'artigiano, e i medievisti lo sanno bene, era un maestro che trovava il suo mezzo più significativo nella trasmissione diretta, attraverso le parole, i gesti, dove lentamente mostrava all'apprendista come si fa. Roberto Sabatino Lopez scriveva di Sapori: maestro artigiano ci sembra il Sapori. E coerentemente con questa parola è l'epigrafe che Sapori stesso pone al terzo volume dei suoi famosi studi di storia economica, e dice: alle collaboratrici del mio lavoro artigiano, la mamma Zuleika, la moglie Kadira, la figliola Giuliana. L'esempio dato nella dimensione laboratoriale quasi ludica, nel corpo a corpo con l'oggetto della ricerca, dove il senso dell'aula si trasforma nelle ore a bottega, che per noi è l'archivio ad esempio, a scoprire la passione, a imparare la selezione delle fonti, hanno fatto parte anche del riconoscimento che in tempi ben più recenti Beatrice Del Bo e Paolo Grillo hanno fatto a Rinaldo Comba, un altro grande artigiano della medievistica italiana, o, per fare un altro esempio, che Enrica Salvatori ha individuato nella parola d'ordine di Gabriella Rossetti, che era: fate le schede. Il maestro qualche volta è qualcuno che tu hai osservato mentre rompeva le cose, per la curiosità di vedere come funzionano o non funzionano. Sono parole di Mario Del Treppo, più che novantenne. Qualche altra volta è chi ti ha guidato in quel primo atto pratico, ma fondamentale, che è la routine della revisione dei testi. Professoressa, mi legge questo articolo, vediamo, eh? O professore. Armando Sapori racconta un altro episodio illuminante. Ve lo leggo per intero perché è molto interessante. Avevo 32 anni quando sottoposi a Gaetano Salvemini il manoscritto del mio primo volume, La crisi delle compagnie mercantili dei Bardi e dei Peruzzi. Provenivo dal giornalismo. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, avevo scritto centinaia di pagine. A furia di tagli con lapis rosso, Salvemini me le restituì ridotte a poco più della metà, e con il lapis blu sostituì le parole monarchia, impero, papato con quelle di re, imperatore e papa, e tutte scritte con la iniziale minuscola, e poche righe di avvertimento in un foglio a parte. Questo era tutto il consiglio che gli dava: tienti al sodo e non mollare il filo del discorso, ricordati che le istituzioni le fanno gli uomini e gli uomini le disfanno, non credere ai grandi uomini. A prima vista c'era da rimanere sconcertati, continua Sapori. Poi mi sembrò di capire,
Se l'opera di storia è un discorso, bisogna serrarlo in una logica da appoggiare sul concreto e sull'essenziale, e bando tanto alle chiacchiere quanto alla minuta erudizione. Se le istituzioni le fanno gli uomini, bisogna comprendere gli uomini per vedere dentro le istituzioni. Se i grandi uomini non hanno l'importanza che farebbe supporre la loro statura, vuol dire che a quell'altezza non si sono elevati soltanto per virtù propria, ma sono le folle che istano sulle spalle l'eroe, lo statista, il santo, come espressione dell'ambiente e del momento. E pertanto più degli uomini contano le società. Cioè Sapori diceva in quelle tre righe e in tutti quei tagli Salvemini mi ha detto questa cosa immensa. Terzo punto. La pandemia di Covid-19 forse ci farà un grande regalo se ci farà riscoprire il valore dell'aula. Questo lo dico con forza mentre lascio l'aula in qualche modo. Ce lo farà riscoprire per fame, per sottrazione, per bisogno. L'aula non è un luogo di conferenze brillanti da far ingurgitare col cucchiaio a una serie di quadratini che appaiono sullo schermo. L'aula è un luogo di relazione. Particolarmente importante in università come la nostra, magnifico rettore, lo sai meglio di noi. Era semplicemente, cito un brano, era semplicemente uno dei miei professori all'università, ma l'aula dove insegnava era un posto diverso da tutti gli altri. Chi scrive Pierpaolo Pasolini parlando di Roberto Longhi. Era sguainato con una spada, parlava come nessuno parla, il suo lessico era di una completa novità, la sua ironia non aveva precedenti, la sua curiosità non aveva modelli, la sua eloquenza non aveva motivazioni. Per un ragazzo oppresso, umiliato dalla cultura scolastica, dal conformismo della società fascista, questa era la rivoluzione. Il fascino dell'aula attraversa i tempi e le discipline. Giovanni Agosti, storico dell'arte, descrive splendidamente il suo stupore di allievo che all'università scopre il significato della ricerca, non i quadri generali noiosi di sapore perennemente introduttivo cui ha voluto piegarci una riforma, consentitemi di dirlo, nell'ultimo giorno mal fatta e mal applicata. Ricordando Paola Barocchi, Agosti scrive: aveva su per giù la mia età di ora, 55 anni, quando l'ho vista per la prima volta, in fondo al lungo tavolo antico di legno del suo studio alla scuola normale. Paola Barocchi era naturalmente autorevole e fissata in un'iconografia che non sarebbe mutata nei decenni. I capelli raccolti, le gonne scozzesi, un cappotto scuro, una bellezza d'altri tempi. Cominciavo allora all'università a Pisa, e di quelle lezioni di storia della critica d'arte, come si chiamava la sua materia, non avrei capito nulla per mesi, avendo alle spalle le inevitabili semplificazioni del liceo. Non ritrovavo un filo in quella sequenza di documenti e di testi che ci venivano presentati a lezione. Proprio quelle lezioni in aula, su argomenti sconosciuti e peregrini, più avanti avrebbero fatto sentire quegli allievi come depositari di un sapere tutto particolare. L'aula poi si spalanca. Il maestro è quello che accompagna gli altri fuori, nella vita civile, nel territorio, nel mondo. Nel racconto di Armando Petrucci, Emanuele Casamassima, come lui, non era paleografo come lui, non era soltanto un professore da cattedra, scrive Petrucci, chiuso nel suo magistero universitario, ma un maestro quotidiano che sempre insegnava in biblioteca, nella concreta gestione del patrimonio culturale, nei contatti personali, nel comportamento. Non per caso, nel novembre del 66, sono ancora parole di Petrucci, quando si trovò ad essere direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze devastata dall'alluvione, inventò un modello democratico di ripristino delle funzioni essenziali di quell'istituto e di recupero del materiale danneggiato che è rimasto nella memoria storica della sinistra italiana e che costituì un primo momento attivo e positivo di quella che poi sarebbe stata la contestazione del 68. E continua: in realtà molti dei quadri del movimento si formarono lì, nel fango di quelle sale, asciugando e spazzolando libri antichi e moderni sotto il suo vigile e un po' febbrile sguardo. E finisce la citazione. Cito ancora: l'immagine più forte che ho di Vito, ha scritto Massimo Montanari ricordando Vito Fumagalli, è di quando mi insegnava a riconoscere gli alberi. Questo è un carpino, questa è una robinia, questo è un faggio.
Facevamo lunghe passeggiate insieme, in campagna e nei boschi, ma anche in città, tra i palazzi e i cortili di Bologna. Ovunque amava scoprire i segni della natura e le tracce degli animali. Si ingegnava a riconoscere ogni possibile occasione per conservare e costruire forme naturali di rapporto con le persone e le cose. Metteva a fuoco la circostanza a partire dal suo svolgimento ambientale, da quella sorta di grado zero determinato dalle presenze fisiche, dalle distanze, da ciò che si vede, si annusa, si tocca. Soprattutto da questa carica esistenziale, Vito Fumagalli traeva la sua grande capacità di affascinare gli studenti e di coinvolgerli nella passione della storia. Finisce la citazione. Perché poi ci sono gli studenti, che da parte loro sono animali dal fiuto sottilissimo. E come ripeteva Umberto Eco, se dicono che un insegnante è un cretino, hanno ragione. Hanno ragione anche quando invece individuano nell'insegnante un maestro. Questo per dire che è l'allievo che fa il maestro. Una volta Giovanni Cherubini mi ha confessato questo, veramente una confessione, mi disse: io ero molto giovane, tu andavi svelta, io sono stata la sua prima laureata, e questo costringeva anche me a crescere come professore, perché appunto la bellezza, credo stupefacente, di questo mestiere sta nel fatto che si basa interamente sulla relazione. Punto 4. Parlare dei maestri è un po' come ricapitolare la propria esperienza, e quindi è frutto di un dopo. E quindi io mi copro nobilmente dietro le parole ancora di Pierpaolo Pasolini su Roberto Longo. Sì, Longo, scusate, Roberto Longhi. Ci abbiamo molti Longo nella medievistica. Roberto Longhi, quindi due nomi che già insieme ci fanno sentire un po' piccoli, no? E Pasolini dice: si capisce soltanto dopo chi è stato il vero maestro, quindi il senso di questa parola ha la sua sede nella memoria. Ha confermato di recente Mario Del Treppo, vi dicevo ormai più che novantenne: riconosco più ora i debiti di allievo che ho contratto nei suoi confronti, sta parlando di Ernesto Pontieri, grande meridionalista, di quanto non fossi disposto a fare allora. C'è un altro aspetto della questione. Noi siamo sempre allievi dei maestri, ma siamo anche, forse di più, ognuno allievo dei nostri anni. Un intellettuale naturalmente ha studiato e sa sempre quanto gli altri sono figli dei loro anni. Lo sa, perché gli hanno insegnato proprio nelle aule universitarie a leggere un libro con senso critico, acquistare lo sguardo storiografico sulla produzione di storia e così via. Sa che tutto quello che viene scritto è datato e va contestualizzato. Però poi le cose cambiano quando lo sguardo prova a volgersi all'interno, perché quell'intellettuale colto e raffinato si trova in difficoltà a comprendere, o forse accettare, di essere proprio lui, l'osservatore degli altri, molto meno eccezionale di quanto desidererebbe. Perde lucidità quando deve accettare di sé che quello che sta scrivendo è solo parte, risultato di una sua scelta, di una sua sensibilità, in altra ampia parte lo è del sapere accumulato alle sue spalle, poi del mercato accademico, poi del mercato editoriale e poi appunto dell'aria circolante nei tempi suoi. Nel 1978 Ruggero Romano, che aveva all'epoca 55 anni e già coordinava la monumentale Storia d'Italia Einaudi, pubblicò in una collana divulgativa diretta da Umberto Eco e distribuita dall'Espresso, quindi più divulgativa di questo non poteva essere, un libretto che aveva il titolo ambizioso La storiografia italiana oggi. Dopo aver ripercorso i gruppi e le scuole, tendenza economica, giuridica, storici, storicisti, storici marxisti, cattolici, eccetera, introduceva una sezione dal titolo Storici a parte. Vi inseriva studiosi che ammirava, che gli sembravano battere cammini propri, anche se ciascuno con debiti parecchio grossi verso l'uno e l'altro gruppo. A conclusione di questa parte inseriva se stesso. Posso concludere questo paragrafo dicendo che, che questi storici a parte mi sono più simpatici e che, per quel che mi riguarda, mi unisco al loro gruppo? E io lo capisco. A noi tutti rode un po' di essere figli dei nostri anni e dei contesti culturali in cui ci siamo formati, perché c'è sempre una parte di noi che ambisce all'eccezionalità. Eppure dobbiamo accettare ogni lezione della storia, se no perché faremo questo mestiere, cosa la studieremmo a fare, compreso quando esige questa dolorosa umiltà, quella di ripensarci come una minuscola increspatura dell'onda grande. Gli storici, polemizzava nel 1913 lo scrittore Charles Péguy,
si dedicano volentieri a trattare molto a fondo l'indefinitezza del dettaglio storico, ma non vogliono loro essere considerati come parte di questa indefinitezza del dettaglio storico. Non vogliono essere parte dell'ordine storico. È come se i medici non volessero ammalarsi e morire. Che tradotto e volgarizzato da me, trasformato in un appello, significa cerchiamo di non darcela troppo a bere. Perché poveri illusi coloro che credono il contrario nella propria eccezionalità. Per quanto mi riguarda, so bene di aver studiato a Firenze negli anni bollenti della contestazione studentesca, primi anni 70, ho coscienza profonda che la mia biografia intellettuale è una biografia generazionale, riconosco soprattutto il senso del collettivo che è stato proprio degli anni della mia formazione e se mi chiedo cosa volessi quando ho iniziato a insegnare, mi dico che volevo solo che la mia voce arrivasse fino all'ultima fila. E cosa volevo quando ho iniziato a fare ricerca? Volevo cogliere le domande più corrosive del mio presente per offrire al presente non le risposte, perché ogni presente le troverà da sé, ma qualche forma per interrogare la storia. Quinto punto, quindi ci avviciniamo piano piano. Non mi pare di aver mai fatto coscientemente la scelta di fare questo mestiere. Non avevo la vocazione dall'infanzia, come c'hanno alcuni. Anzi, mi iscrissi a lettere pensando tutto fuorché storia. Alla prima lezione capii che la storia non mi piaceva semplicemente perché non avevo mai capito che cosa fosse. E mi sembra perciò di essermi trovata tra le mani questa scelta solo quando ho incrociato, nello stesso anno, i corsi di Ernesto Ragionieri e di Giovanni Cherubini. Quest'ultimo, uno degli incontri miracolosi che ti rimodellano la vita, è stato il colpo di fulmine sulla mia personalità, del quale sono uscita segnata in modo irrimediabile. E gli giurai amore eterno quando durante un colloquio in preparazione della tesi mi disse: siamo sinceri, anche per un medievista ci sono diverse cose molto più importanti della storia medievale. E io pensai, certo, ad esempio la libertà. E solo per questa premessa sentì che potevo anche restare in questo mondo. Io ringrazio Giovanni Cherubini anche per l'opportunità che mi ha dato e che prima ricordava Stefano, di sentirmi almeno un poco inserita in una catena allievo maestro, la catena, non la cordata, che risale indietro più di un secolo fino all'intelligenza di quel grande italiano che fu Gaetano Salvemini, della cui memoria Cherubini si è nutrito attraverso il ricordo dell'allievo di Salvemini che è suo maestro Ernesto Sestan. Noi allievi di Cherubini, vero Franco, Andrea, Paolo, eccetera, chiamiamo ancora oggi Salvemini il bisnonno, Sestan il nonno. Di quest'ultimo Cherubini ci ha più volte mostrato le schede, pezzi di carta frutto del lavoro negli archivi e nelle biblioteche, conservate oggi in un armadio fiorentino, vergate in una scrittura piccola, minuta e tutte numerate in rosso. Chi ha avuto modo di formarsi con Giovanni Cherubini sa quanto abbia sempre avvertito e comunicato agli allievi la responsabilità, non solo la forza, proprio la responsabilità di essere inseriti in questa catena straordinaria. E ora una citazione è necessaria e vorrei proporvela come toccante testimonianza ulteriore. È Sestan che scrive del proprio maestro Salvemini nel 1957. Chi qui lo ricorda, con animo commosso e se dovesse parlare con tremor della voce, con profonda gratitudine per quanto gli deve, nella sua formazione morale e intellettuale, per i consigli che n'ebbe, per i sussidi d'ogni genere, anche materiale, piccolo taglio, non può parlare che per se stesso, ma crede di non andare errato se pensa che negli aspri dilemmi che la vita impone e impose, soprattutto in quegli anni, anche altri di quei vecchi scolari si siano trovati a pensare al maestro lontano, i più giovani sapranno che Salvemini fu esiliato durante il fascismo, dovette andare in America, si sono trovati a pensare al maestro lontano come allo specchio della propria coscienza, di quella buona, serena coscienza della quale si vorrebbe avere sempre il consenso. Anche se un pungente rammarico è rimasto, non è di essere stati al di sotto di lui nell'ordine intellettuale, ma in quell'altro ordine più nobile, più alto, più raro, l'ordine dell'indomita fermezza del carattere, nel quale, anche più che nella storiografia, Salvemini ha una grandezza che non morrà. Un testo oggettivamente pieno di pathos, dietro il quale c'è una pagina dolorosissima di storia d'Italia del Novecento.
E infatti fra le schede di Sestan ho vista una amarissima intitolata "Alcuni professori universitari immessi in ruolo dopo il 1933 e perciò iscritti al Partito Nazionale Fascista". Qui segue un elenco di 32 nomi con le date dell'immissione in ruolo, tra quelli evidenziati con una crocetta: Roberto Longhi, Amintore Fanfani, Luigi Dalpane, Galvano della Volpe, Norberto Bobbio, Delio Cantimori e altri. Cherubini ha riferito più volte a noi allievi che Sestan gli raccontava, come se facesse una specie di confessione dolente per la propria debolezza, cioè il giuramento al partito fascista richiesto ai pubblici dipendenti e ai docenti universitari, che il vecchio maestro tornato dall'esilio americano a guerra finita lo aveva lavato di questa colpa nata dal bisogno di vivere. E la frase che lui ci ha ricordato era questa: "Io ero nato per combattere", aveva detto Salvemini a Sestan, "lei era nato per studiare". Così il perdono di Salvemini è arrivato a noi attraverso il filtro del ricordo, prezioso. Anche Salvemini una volta aveva scritto dei suoi vecchi maestri, che a fine 800 insegnavano nell'Istituto di Studi Superiori, Pratici e Perfezionamento, quello che nel 24 si trasformò poi nell'Università di Firenze. E leggiamo un grande brano. "Quei vecchi maestri appartenevano quasi tutti a quella corrente di pensiero che oggi è disprezzata come positivista. La loro e la nostra cultura era angusta, arida, terra terra, inetta a levarsi verso i cieli dell'idealismo. Ai tempi di quella cultura terra terra noi ci classificavamo nettamente in credenti o non credenti, clericali o anticlericali, conservatori o rivoluzionari, monarchici o repubblicani, individualisti o socialisti. Il bianco era bianco, il nero era nero, il bene era bene e il male era male, o di qua o di là. Quando noi, poveri passeri, fummo il nero mezzo bianco. È nato ad essere mezzo briccone. Oggi in Italia i clericali sono mezzi comunisti e i comunisti mezzo clericali. Le stesse lampade che illuminano le celebrazioni comuniste servono alle Madonne Pellegrine e la Torre di Babele. Per conto mio sono rimasto ancorato", continuava Salvemini, "o se preferite dire così, insabbiato, dove i maestri di allora mi condussero, il masso erratico abbandonato nel piano del ghiacciaio ritirastosi sulle alte montagne". A me fa venire i brividi ogni volta che lo leggo, me l'ha fatti venire anche mentre parlavo con voi. Tra quelle aquile idealiste che divorarono i passerotti empirici, naturalmente ne riconosciamo una particolarmente gigantesca e vorace, Benedetto Croce, oggetto però, come ha detto di recente anche Mario Del Treppo, di un'idolatria da parte dei settori culturali più conformisti del paese, specie nel mezzogiorno, come se egli avesse pensato per tutti e per sempre. Frase molto incisiva di Del Treppo. L'ultimo punto, la grande assente, ho intitolato. Non sarà sfuggito fino a questo momento che ho parlato al maschile, fino a pronunciare frasi irritanti al mio stesso orecchio, l'ho fatto apposta. Bene, sono nata nel 1951, quando da appena 4 anni le donne italiane avevano votato per la prima volta. Avevo 17 anni quando si è avviata la grande rivoluzione di costume del 68, solo per dirne una, e per ricordare che la mia giovinezza e la mia maturità sono avvenute a cavallo di grandi rotture, per tutti, ma per le donne italiane un po' di più. Eppure, nell'Università di Firenze, dove ho studiato dal 69 al 74, non ho mai ascoltato una lezione fatta da una donna, nemmeno una. Hanno sfiorato in maniera assolutamente periferica e senza effetti reali sulla mia formazione solo 2 o 3 donne che facevano parte di quelle figure abbastanza anonime che noi studenti chiamavamo sempre assistenti, semplicemente perché non sapevamo, non avevamo la minima idea se avessero o meno una collocazione nel sistema universitario. Quindi la grande assente è la parola maestra, evidentemente. Nei miei anni giovanili dire "il mio maestro" significava riconoscere un pilastro della propria formazione, ma dire "è la mia maestra" significava ancora riconoscere la propria insegnante elementare, la signora maestra. Questo uso linguistico nascondeva naturalmente un pregiudizio di genere. Le date contano. È solo del 93 e 94, ricordando Gina Fasoli, che ho trovato, se qualcuno le trova prima me lo dica, usata per la prima volta tra i medievisti la parola maestra nei ricordi di 2 suoi allievi, Francesca Bocchi e Antonio Viampini.
Antonio Vampini con la nobilitazione ulteriore della maiuscola. Era la metà degli anni 90 e nell'aria c'era molto di nuovo. Gina Fasoli stessa si era invece sempre definita professore ordinario. Dunque, in assenza di modelli femminili vincenti in ambito accademica, le universitarie della mia generazione si sono dovute inventare tutto. Io credo di essere stata vittima del perfezionismo del femminismo primitivo, quello in cui le donne per farcela devono essere sempre brave e resistere alle pressioni. Per liberarmi da questo peso sulle spalle cominciai presto a parlare in minigonna a convegni che imponevano ben altro dress code o quant'altro mi serviva per sentirmi me stessa e non omologata all'homo academicus, per riprendere il titolo provocatorio di un vivace studio sociologico di Pierre Bourdieu. Ma questo richiedeva anche, o almeno io credevo allora, che mi preparassi sempre molto bene, se possibile più accuratamente dei maschi miei coetanei, perché sapevo che a me nessuno avrebbe fatto sconti. Ma della mia passione per la storia e insieme delle mie minigonne nessuno si doveva permettere di dire niente. Unica soluzione, sempre secondo la media allora, perché sentissi di poter continuare agevolmente a non mortificare la mia femminilità nel mondo della ricerca. Si tratta di una strada che quella me così giovane si era inventata da sola, perché il mondo accademico non continuasse a privarsi, come aveva fatto per diversi secoli, dell'apporto delle intelligenze femminili. Su tutto questo, a 47 anni dalla mia laurea, rifletto criticamente più volte al giorno, perché è evidente che la sfida un po' nevrotica che avevo accettato e forse personalmente vinta non poteva funzionare per tutte. E dunque, care e cari, c'è ancora tanto da fare e da tenere molto alta la guardia. Insomma, per cogliere l'opportunità gigantesca e scardinante offerta dall'evolversi dei tempi, per molte della mia generazione essere professoressa e donna ha significato far quadrare tante cose e sviluppare una forte resistenza individuale a quei processi quotidiani in cui si può essere scelte come le imputate di turno che so io, e solo riferendosi alla ricerca, perché troppo femministe oppure perché troppo poco femministe. C'era da far confluire nella personalità le tante etichette che ti venivano proposte e tu non volevi che nessuna prendesse il sopravvento sulle altre, volevi essere libera e dunque finivi per scontentare quando quelli e quando quelle altre. Tutto questo mi pare di ricordare che mi abbia giovato, almeno in termini di rafforzamento della personalità, di spinta all'impegno e alla preparazione, che oggi valuto davvero come il vero valore aggiunto della mia vita professionale. Per questo non ripudio nulla, anzi lo rifarei. Però spesso ho sperato che certi comportamenti da battipista potessero almeno risparmiare qualche fatica inutile a qualcuna delle mie allieve, ne vedo diverse qua, e rendere più consapevoli e maturi i miei allievi. Nella fatica mi hanno dunque fatto compagnia, secondo le evoluzioni del gusto e purtroppo le trasformazioni del corpo legate all'età, prima quelle serie di minigonne, i jeans e gonnelloni, poi la stagione degli abiti da femmina, infine quelli da signora. E soprattutto i miei amati rossetti rossi, che cito perché mi insegnò una collega più anziana alla mia prima commissione di concorso: rossetto rosso perché così gli facciamo paura. È una cosa che ho sempre ripetuto, molto carina. Io ero giovane, ma capii subito la lezione che ogni fatto, ogni gesto banale, ogni parola può avere esiti infiniti, e questo per chi fa storia è importante tenerlo presente. Così quando nel 1999 Tommaso Detti, era allora preside della facoltà di lettere, mi chiese: come ti dobbiamo chiamare, direttore o direttrice del dipartimento? La mia risposta fu: io mi autochiamo direttrice, però se mi chiamate direttore rispondo lo stesso. E bastò questo perché il titolo nuovo passò subito con facilità e con esso un riconoscimento linguistico importante, e questa cosa mi rese allegra. Per me stare qui dentro conservando quella spavalderia, uso appositamente il termine perché è ritornato di recente nella cronaca, diciamo, pseudoculturale italiana, quella spavalderia che ha nascosto ogni volta che ho avuto paura, ha significato mantenere lo sguardo prezioso sul mondo e sulle relazioni che mi hanno insegnato esperienze fatte fuori dalle nostre aule, con amiche che vedo anche qui. Perché, e lo ricordo a studentesse e studenti, è fuori che si cresce intellettualmente. Ha significato vivere una specie di ribellione silente ma quotidiana e vigilare
in aula, nei corridoi, nei luoghi delle decisioni, su quel non poco di ordine sessista che ancora è il fiume carsico delle università italiane. Ma soprattutto ha significato accettare una quotidiana assunzione di responsabilità. Protestare, denunciare senza agire non ha mai fatto per me. Sarebbe stato troppo facile. Il mio maestro ogni tanto mi invitava alla moderazione rispetto a questo farsi carico e mi ricordava l'immagine di Gabriella che spingeva la carriola come faceva da piccola nel cantiere del nonno, del quale gli avevo raccontato. Sicuramente all'inizio mi dette forza anche essere stata pienamente supportata proprio da lui. Ho però dovuto constatare nel tempo che c'è stata questa unica donna tra gli allievi di Cherubini che fanno oggi parte dei ruoli dell'università italiana. I miei fratelli che sono qui, Franco Franceschi, Andrea Zorzi, Duccio Balestracci, Andrea Barlucchi, Paolo Nanni. Quando gliene ho chiesto conto, non ho ricevuto risposte convincenti, aggravate dal commento: ma tu eri brava, con quel ma che negava mentre affermava. E allora ho contestato con puntiglio al maestro che in quell'occasione non si mostrava all'altezza della sua grande capacità di analisi delle cose del mondo. Ma come ho detto, ognuno di noi è anche allievo del suo tempo e della sua vita e anche delle piccole storie che si snodano ogni giorno davanti ai suoi occhi e che determinano quell'altra storia che è quella che ci riguarda tutti. I sei punti sono finiti e mi avvio a concludere. Cherubini una volta si è definito, rispetto a Salvemini, passerotto di fronte a un'aquila e parafrasava proprio quel brano straordinario che ho citato prima. Io sono un passerotto tanto, ma tanto più minuscolo, però sono fiera e grata di aver avuto nella vita almeno l'opportunità di rappresentare un anello di una catena bella e creativa che è impastata con la memoria, il metodo e la passione civile di quel grande italiano, fiero e combattivo, divenuto a sua volta da passerotto aquila. Il fatto è che avere dei maestri, avere degli allievi, essersi reciprocamente riconosciuti è un privilegio del quale vorremmo tutti essere degni. Alla fine tutte le testimonianze che ho letto in questo mese ci hanno detto che il bravo maestro o la brava maestra è soprattutto qualcuno che un giorno ti ha riconosciuto e ti ha accompagnato. Qualche volta semplicemente ti ha elogiato nel momento giusto per te, perché rifletteva Sapori, cito, l'elogio di un maestro può mettere in movimento tutte le possibilità della mente, sicuramente ne raddoppia la passione e l'impegno. Bravi maestri sono quelli che un giorno si sono accorti che esistevi, hanno fiutato in te delle caratteristiche tutte tue, non loro, e ti hanno solo proposto delle strade da percorrere fin dove ti avessero portato le tue gambe. Bravi maestri sono quelli che hanno visto nel cervello dell'allievo quell'animaletto che Cherubini chiamava familiarmente il tarlo, lo sanno un po' tutti i miei coallievi di Cherubini, e aggiungeva Cherubini un gesto delle dita vicino alla fronte perché indicava il ticchettio, quel particolare stato dell'eros che si chiama amore per la ricerca. La scoperta di quel tarlo gli faceva dividere gli studenti in due gruppi, quello c'ha il tarlo, quello non c'ha il tarlo, era il suo modo di giudicarli, quindi quello è nato per la ricerca, l'altro no. Mi sembra che alla fine questo titolo di maestro riguardi qualcuno che un giorno ti ha fatto pensare, semplicemente, e ti ha insegnato a guardare. Nel nome della rosa, Guglielmo da Baskerville regala al giovane allievo Azzo i suoi occhiali, insieme a molti buoni consigli per i suoi studi futuri. E quelle lenti che passano di mano sono l'invito a guardare il mondo da soli. Sono lo strumento per leggere anche quando il tempo è passato e chiamarsi allievo ha cambiato di senso. Quelli che ho ricevuto io mi hanno aiutato a emanciparmi dal modello, su tutto fuorché sull'insegnamento per me fondamentale: guarda vicino e pensa largo. Inforcare quegli occhiali mi ha consentito di riconoscere il maestro sentendomi libera, e qui l'ambivalenza di cui ho parlato all'inizio si è sciolta completamente, perché l'insegnamento che ho ricevuto si è convertito in una lezione di libertà, che poi è quella terra promessa che Giovanni Cherubini mi aveva fatto intravedere nel colloquio da laureanda, perché anche per una professoressa di storia medievale ci sono state molte cose più importanti della storia del Medioevo, per esempio la libertà. Forse adesso prendono senso quei versi di Rebola che dedicati al treno e che ho messo in apertura di questa lezione, che ho avvertito tanto vicini al mio sentire da usarli proprio nel titolo.
Io ho vissuto l'Accademia come un continuo bilanciamento tra tramandare e frenare, tra trascinare e essere trascinata, tra rispettare le consuetudini e puntare forte i piedi per il cambiamento. Ho inteso tramandare molto, ma credetemi, non tutto, altrimenti avrei tradito me stessa, avrei tradito pure i miei maestri e anche di più, naturalmente, avrei tradito i miei allievi. E quindi ora vi ringrazio per essere qui, per avermi invitata, per avermi ascoltata per tutto questo lungo tempo e soprattutto per avermi fatto una così bella, amorosa compagnia in tutti questi anni. Devo dire che con voi non mi sono annoiata mai, quindi grazie davvero. Michele, molto brava. A nome di tutti gli allievi. Molto brava. E questi sono i più giovani, l'ultima generazione, grazie. Basta, basta, basta. Giovanni Bernini avrebbe sdrammatizzato tutto dicendo adesso si va a sgranare. Invece darei la parola a Roberta e a Michele per un saluto. Poi bisogna farlo partire. Presentazione. Dunque, ho ascoltato e anzi abbiamo ascoltato con emozione Gabriella, che ci ha fatto riflettere insieme a lei sul rapporto maestri-allievi. Ci ha fatto riflettere sul suo senso, ci ha fatto riflettere sui suoi significati e anche sulle sembianze che questo rapporto prende. Dunque l'ho ascoltata, l'abbiamo ascoltata ricomporre i luoghi, i momenti che non solo nella medievistica, anzi direi proprio nell'Italia del Novecento, hanno visto germogliare e rivelarsi quella specialissima esperienza di trasmissione, che appunto, come Gabriella ci raccontava, è stata fondatrice di sodalizi, di scambi e di scuole. Dunque, in questa lezione Gabriella ha innestato in modo deciso e sincero la sua testimonianza biografica, ha innestato il suo percorso di formazione, la sua traiettoria professionale, senza privarla del suo nerbo, della sua parte di poesia, ovvero almeno per me la materia incandescente della sua personalità, che ha impastato la grande avventura di essere donna nell'università, nell'aula, come nel corpo e nella vita. E devo dire che questa forza, questo vento che spettinava l'aria e non solo l'aria, io ho sentito, ho avvertito e ho cominciato ad amare fin da quando ho messo piede per la prima volta nella facoltà di lettere e filosofia e ai corsi di Gabriella. Dunque una vita, quella di Gabriella, che per certi tratti lunghi e meno lunghi ha incrociato
e si è imbricata in modo decisivo, determinando svolte, inversioni di rotta nella vita di molti di noi, studenti, allievi, compagni di studio o compagni di tante avventure civili e intellettuali. L'incontro felice e dirompente con il suo maestro Giovanni Cherubini, lo abbiamo sentito, è stato uno snodo cruciale di quella vita. Uno snodo che Gabriella ce l'ha raccontato, ha trascinato con sé, facendo sperimentare ad entrambi, il maestro e l'allieva, l'intensità e la portata delle parole privilegio e responsabilità. Io non voglio farla lunga e soprattutto non voglio sovrapporre parole inutili alla bella lezione che oggi Gabriella ci consegna, se non per dire che oggi noi, io e Michele, che siamo in qualche modo parte di quella storia e frutto di quell'incontro fortunato, abbiamo deciso di esprimere insieme a molti altri allievi ed amici l'affetto, la stima, la gratitudine che ci lega alla nostra maestra, facendo l'unica cosa che sappiamo fare, o almeno che proviamo a fare. Quindi un libro. Un libro. No, ci dovrebbe stare però la. Dunque, questo libro che noi le dedichiamo e che ha un titolo che adesso facciamo scoprire a Gabriella. No, come mai non si vede? Vediamo se ve lo facciamo vedere anche a voi. Ecco, dunque il titolo, il tarlo dello storico, che naturalmente evoca in modo inconfondibile Giovanni Cherubini ed evoca quella comunità dove si praticava e si pratica, direi, la dimensione manuale, proprio laboriosa e appassionata, dell'intelligenza e del metodo storico. Quindi una comunità che è cresciuta intorno a Giovanni, che sta crescendo ed è cresciuta intorno a Gabriella e in cui noi naturalmente ci riconosciamo. Non c'è bisogno che vi spieghi come dire chi è il tarlo, Gabriella l'ha già fatto. Giovanni Cherubini era un talentuoso e dunque aveva tirato fuori dal suo cappello un'immagine originale, appunto l'immagine di questo animaletto poco monumentale. E dunque questo tarlo abbiamo voluto arruolare per festeggiare Gabriella. Una metafora semplice, una metafora forte, che nel discorso di Giovanni esprimeva e condensava l'essenza del buono storico. Quel qualcosa da cui procedono i risultati migliori, quel quid segreto che il maestro sapeva riconoscere e aveva a suo tempo riconosciuto e alimentato nell'allieva. Sì, Gabriella prima ci ha lasciato, m'ha lasciato senza vestivo e senza parole, ma ci avevo 19 anni la prima volta che l'ha fatto e poi ha continuato con insistenza e fedeltà a farlo tante volte. E allora adesso consegnandole questo dono, che non abbiamo fatto soltanto io e Roberta, ovviamente è un lavoro che ha coinvolto tanti altri, sono 1000 pagine, sono appunto due tomi di un volume che raccoglie testi di 50 autori,
amici, allievi di Gabriella, medievisti non solo, e molti sono qui oggi, molti non sono potuti esserci, molti altri ci fanno avere il ricordo della loro presenza affettuosa, magari ci stanno vedendo, solo tra quelli che ci hanno detto, ricordo adesso il saluto di Giuliana Albini, di Gregoria Cavevo, di Elisabeth Cosè Pavan, di Massimo Montonavi, di Luis Villegas, di Clara Rossi, di Franco Panevo, di Ivana Ait, nel nostro dipartimento Paola Bernardini, insomma tanti altri. Questi, insomma, quelli che con noi hanno fatto questo lavoro sono ovviamente solo una parte, alcuni, della rete enorme, vastissima di relazioni scientifiche, di amicizie, di legami che Gabriella sa, ha saputo, continua a tessere, a costruire nella vita di tanti e nel nostro tempo. Dunque questo volume non poteva rispecchiare tutta l'enorme rete che in qualche modo Gabriella costruisce attiva ogni giorno, possiamo dire, di relazioni, la rispecchia soltanto in parte, tantomeno vuole rispecchiare appunto la vastità di questa rete, questo volume o le gerarchie del mondo universitario. Non è questo. Quello che sappiamo è che quelli che con noi hanno costruito questo regalo per Gabriella sono tutti uniti a lei da una relazione forte, da una intensità di conoscenza, di simpatia, di affinità, di calore, direi, che è credo un po' anche uno specchio del modo con cui lei, poi ce l'ha detto oggi, insomma, si è posta, si pone, continua a porsi, di questo fare insieme sempre direi agguerrito e disarmato, cioè impegnato, coraggioso e al tempo stesso libero, privo di qualsiasi paludamento accademico, vero, decore, di capacità di mettere in gioco la vita, direi di questo fare e stare insieme nel fare storia e nel vivere la vita, che credo poi alla fine sia, penso sia per me che per Roberta, per tutti gli allievi, tra le tante cose che abbiamo imparato, continueremo a imparare, forse la cosa più bella che noi dobbiamo alla nostra maestra. E dunque a lei grazie in primo di luogo, sapendo che insomma c'è ancora tanto strada da fare insieme e tanta ne facciamo, ne faremo. Beh, questa è stata davvero la parte sorprendente, ecco, la parte sorprendente. Mi avete dato un colpo nello stomaco, quindi questo c'è. Si è scordato pure una cosa, so fatti così, ragazzi, non imparano mai. Una cosa bellissima. E no, volevo solamente dire una cosa, io ringrazio tutti loro, prima di tutto, tutti quelli che l'hanno sostenuti, sicuramente l'editore, tutti quelli che ci hanno scritto. Giuro che risponderò a uno per uno dopo aver letto ogni singolo saggio. Questo me lo metto come un impegno che farò sicuramente, li leggo tutti e rispondo ad ognuno personalmente, perché mi pare una grande cosa quella che mi è stata fatta a questo momento, sia da chi l'ha organizzata e poi da tutti gli altri che l'hanno così hanno contribuito a formarla. No, è soltanto tra le tante messaggi che ci sono arrivato, Giovanni Vitolo da Napoli ci ha chiesto di portare il suo saluto, e anche ci ha scritto una cosa che vorrei leggere così per concludere.
Giovanni Vitolo dice: non mi è stato possibile essere con voi questa mattina e ne sono rammaricato, perché a Gabriella sono legato da antichi sentimenti, non solo di amicizia e di stima per la sua attività scientifica, ma anche di riconoscenza per il prestigio che a livello nazionale e internazionale ha dato al nostro settore disciplinare, e poi per l'abnegazione con cui ha sempre dato il suo contributo alle iniziative di carattere scientifico e culturale promosse dai nostri colleghi, e per l'impegno con cui continua a addestrare bravi studiosi per proseguire i suoi studi. Dice: sono sicuro infatti che Gabriella, come dice di sé l'apostolo delle genti nella seconda lettera a Timoteo, abbia conservato la fede, creda cioè ancora nel suo mestiere di storica del Medioevo. E per questo le augura anni di salute, per vedere, prendendo a prestito le parole di Virgilio, i frutti copiosi del suo insegnamento. Carpent tua poma nepotes. Vero? E allora grazie a Giovanni, grazie a voi, grazie a tutti. Un attimo, perché dopo i due allievi di mezza età abbiamo anche le allieve ancora più giovani, e quindi do la parola a Chiara Piloni e Alessia Bianchi, che vogliono dire anche loro due parole dal punto di vista delle studentesse e degli studenti di Gabriella. Carissima professoressa, fare l'insegnante è forse uno dei mestieri più difficili al mondo. Bisogna saper accendere la curiosità, spronare delle giovani menti a ragionare con meccanismi sempre nuovi, abbattere i muri e preconcetti, e bisogna saper adattare il linguaggio e il pensiero alle persone che si hanno davanti, lasciandosi guidare talvolta dagli studenti stessi. Insegnare storia forse è ancora più difficile. Significa farsi portavoce del passato, raccontare eventi che cronologicamente sembrano distanti e cercare di renderli attuali, individuando quei punti di contatto fra passato e presente, perché è dal passato che si costruisce il futuro. Lei in questi anni ha fatto questo e anche di più. È stata esempio di passione e rigore scientifico. Non ha mai smesso di essere una studiosa prima che una docente, disponendosi all'ascolto delle nostre prime e malfatte ricerche con la pazienza e la sapienza che solo una buona maestra può avere. Le sue lezioni rimarranno impresse nella nostra memoria e in quella dei colleghi che ci hanno preceduto. Per noi giovani studentesse è stata una fonte di ispirazione a cui rivolgersi, dimostrandoci che non è necessario avere quella spavalderia e aggressività che i detrattori negativamente vogliono attribuire alle donne. La ringraziamo quindi per tutto questo, e per quanto ci dispiaccia salutarla, sappiamo che lei continuerà a guidarci. Le auguriamo il meglio per questo suo traguardo. Si riposi, sì, ma non troppo. Io ho un piccolo regalo, ovviamente, diciamo così, un libro anche in questo caso, che consegno a Gabriella, utilizzando impunemente il privilegio che mi è dato di essere rettore di questo storico Ateneo, per dirle che, come succede con i maestri e con le maestre, l'Università di Siena sarà sempre casa tua. Grazie. Chi è che dà la via libera? Sì, esatto. Andiamo a sgranare. Allora, pare ci sia un brindisi. Sì, siete tutti invitati a un brindisi nel cortile qui del palazzo. Grazie. Di sotto nel cortile, insieme al brindisi, che è la cosa fondamentale, troviamo anche il banco dove l'editore distribuirà agli autori e a chi ha partecipato alla tavola gratulatoria il volume per Gabriella. Poi la festeggiata, si può fare una foto con tutti, c'è l'area dei selfie, no. C'è la zona foto di gruppo. Perfetto, lì. Però una qui nella manca si farà. Vediamo anche le due ragazze che hanno parlato. Sì. Chiara, venite Chiara, anche voi. Chiara, venite anche voi. Michele, Roberta, le due ragazze, quelle che hanno parlato. In rappresentanza di tutti gli studenti e le studentesse. Chiara,
E l'altro non Alessio, no, Alessio, Alessio, Alessio. Alessio. Il nuovo direttore del mio dipartimento. Scusate, vorrei qui con me anche le mie due nipoti, se possibile. Valentina e Ornella, per favore, se venite con me a farmi una foto. Ce la possiamo togliere un attimo la maschera per la foto? Sì, sì, certo, certo. Cerchiamo di essere più belli possibile. Grazie. Vai, c'è il fotografo della spiaggia che ci fa tutto. Qua? Di qua? Qua? Fatto? Grazie. Poi me la voglio fare una con Franco e Andrea giù. Grazie. Prima devo leggere. Questo è quello che ti dico. Sotto, no, aspetta. Nella sera a questo punto del mondo, ringrazio il signore di Guaglio, potessi filmare la sapienza. Dell'Accademia, come siete carissime, carissime, bellezza. Grazie, grazie, grazie. Poi mi sono un altro pacchettino.